Maria è venuta a dirci che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio è verità e che Dio è la felicità. Questa è un po' la sintesi del messaggio e del contenuto della puntata di ieri. Maria è venuta a dirci appunto quello che nel cuore noi uomini e donne, credenti e non credenti, cerchiamo. Fondamentalmente l'uomo cerca la verità, l'uomo cerca la giustizia, l'uomo cerca Dio e l'uomo cerca la felicità. Vedete come la funzione materna di Maria, che è un modo che lei esercita attraverso le apparizioni, è appunto è una funzione materna, è una madre che si preoccupa di dire ai figli: figlio mio, la felicità è questo. Lei ci dice: figlio mio, la felicità è Cristo. Il 25 luglio 2022 la Madonna ci fa capire che per essere felici bisogna tornare a Gesù Cristo, non solo tornare a Lui, ma bisogna seguirlo. Io vi guido a mio figlio affinché lui sia per voi via, verità e vita. Sentite anche le parole evangeliche di un'apparizione? E queste sono le vere apparizioni. Io vi guido a mio figlio perché lui è la via, lui è la verità, lui è la vita, lui è la felicità, lui è la verità, lui è la giustizia, lui è il perdono, lui è la misericordia, lui è la tenerezza, lui è la soluzione ai problemi che noi abbiamo. Non nel senso che Gesù ce li risolve lui, no, nel senso che Gesù ci dà la forza, ci dà l'intelligenza, ci dà la volontà per poter risolvere questi problemi e ci dà anche nel cuore la via meglio, la via da percorrere per risolvere i nostri problemi. Perché vedete, la vita è un problema, è pieno di problemi, ma noi abbiamo l'intelligenza, Dio ci ha donato l'intelligenza, la volontà, la forza. E quando abbiamo la forza interiore, questa forza che ci viene dal credere che questa vita non è tutto, ma non è nemmeno niente, questa vita è bella proprio perché dopo ci apre a una vita ancora più bella, beh, io vi dico per esperienza che questo ci dà la forza per andare avanti, per dare senso anche a ciò che ci sembra che non abbia un senso, oppure per accogliere quelle realtà che non hanno per noi un senso, quelle realtà che non possiamo accettare, come la morte di una persona, come il dolore, per esempio. Il dolore non ha un senso di per sé, ma ha un significato che ci può aiutare ad accoglierlo, questo dolore, ma sempre guardando alla speranza. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!